La priorità del governo è quella di agire sulla fascia di età 0-6 anni partendo dagli asili nido. La scuola non può più essere lasciata da sola, anche quando ce la fa con eroismo, con gli stipendi scandalosamente bassi degli insegnanti. Così il ministro per il Mezzogiorno, Giuseppe Provenzano, al suo arrivo nell'istituto comprensivo Mattarella. Del resto, e noi citiamo Gesualdo Bufalino, la mafia e le povertà educative verranno sconfitte da un esercito di maestre elementari. Senza citare lo scrittore di Comiso, ma citando la Costituzione, Provenzano oggi ha saltato il Consiglio dei Ministri, giustificandosi col Premier Conte dicendo che sarebbe andato in uno dei luoghi più prestigiosi della Repubblica, appunto la scuola. Provenzano ha ricordato che l'istruzione è un dovere morale e costituzionale. Dare alle bambine e ai bambini la possibilità di costruirsi un futuro che non sia pesantemente condizionato dal loro luogo di nascita, dal censo e dal grado di istruzione delle loro famiglie non è solo un dovere morale, ma è compito che è affidato dalla Costituzione nel suo articolo più impegnativo, l'articolo 3. Oggi il rapporto tra centro e periferia, città e campagne, aree interne è decisivo, non è solo una questione economica ma è una questione di qualità della vita democratica. Noi dobbiamo ricucire le fratture, sanare le ferite, dobbiamo superare 20 anni di contrapposizioni tra nord e sud, tra aree del paese, tra città e centro e periferie e campagne, e per farlo abbiamo bisogno di un grande investimento. Io vorrei mandare un messaggio dal sud, da Palermo, che questo sud non è una causa persa, è un luogo in cui con l'impegno di tutti, delle comunità, delle istituzioni, della politica, se la politica fa investimenti, questo luogo si riscatta, ce la fa. E lo dico anche al nord, investire al sud fa bene all'intero paese, fa bene soprattutto al centro-nord. Questo è il messaggio che dobbiamo lanciare. Basta con la logica della contrapposizione, basta con la logica della dipendenza. Noi siamo per l'interdipendenza, perché queste aree si tengono insieme e il paese, se non sana le sue fratture, non si rialza, e noi abbiamo bisogno di fare rialzare l'Italia.